Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Oggi siamo qui insieme a Vergens di Gaming Tonight per commentare la Banned, perché allora lui l'ha già vista, ha realizzato il suo video, trovate il link qua sotto in descrizione, forse. Però adesso mi ricordo. Sì. Adesso andiamo, almeno io vado a reactare alla Banned. Vediamo cosa ci propone. Prima di cominciare però, no? Che cosa ti aspetti tu? Cosa mi aspetto da sta Banned? Allora, trovate il link qua sotto in descrizione delle previsioni Banned list. Io vorrei Maxi, ma mi hanno insultato, c'ho 4 dislike per il Maxi. C'hanno ragione, perché tu non capisci un cazzo, Maxi deve rimanere per sempre lì. Io non so giocare, oh. La gente mi segue a buffo, se sarò simpatico. Vabbè, cominciamo, va. Dai, allora, vediamo. Prima carta è Trasportatore Union, prima bandita. Allora, ci sta. Union Carrier. Allora, che cos'è, per chi non lo sapesse? È un link che sostanzialmente dice prendi un mostro dal tuo deck ed equipaggialo. Dato che i mostri che si equipaggiavano in Union Carrier facevano cose e fanno tuttora cose e avrebbero fatto comunque cose quando venivano mandati dal terreno al cimitero, era meglio togliere dal cazzo sta carta. Prima si utilizzava con blocco, poi si è utilizzata con il Buster Lock, poi si è utilizzata in Drytron per cercare cose, insomma. Mi dispiace perché sta carta è uscita per ABC. Perché No, vabbè, io l'utilizzavo, non l'ho mai utilizzata in ABC, l'ho utilizzata in Thunder Dragon per farti capire quanti utilizzi c'ha. Sei un animale. Thunder Dragon non doveva esistere, doveva morire subito. Ma perché io Union Carrier mi faceva equipaggiare ad un tuono un mosso tuono, e quindi di conseguenza equipaggiavo Scuro Drago. Scuro Drago, quando viene mandato dal terreno al cimitero, in qualsiasi modo, quindi anche dalla zona magia e trappola del cimitero, mi permetteva di searchare una carta Thunder Dragon. Capisci quanto era sbloccato sto coso qua? Pugino. Pagato 10 euro, vaffanculo. Ma quanto stava prima? 10 euro, costava un cazzo. Onesto, dai, ci sta. Oh, alla fine. Però, senti, in un certo senso mi dispiace che l'abbiano bannato, però ci sta, è forte. No, comunque non l'avevo visto in nessuna banner list prediction, eh. Ma perché era difficile da prevedere? Andiamo avanti, vediamo come prossima. Allora, S0, ma avevano chiesto di non farla bandire. In che senso ti avevano chiesto di non farla bandire? No, c'è un tipo sulla pagina che gioca Utopia, ha detto dai, speriamo non tocchino S0, dai, mi spiace. Cioè, che carta sbagliata, cioè. Un po' come l'Ixis Kali Yuga, quello di DDD. Non ho assolutamente idea di che carta sia. Cioè, è una carta che quando viene evocata il tuo avversario non può attivare un cazzo. A sto punto, secondo me, conveniva toccare la terreno numero, no? Più che lui. No, vabbè, ma lui è stato molto più problematico. Cioè, hanno bannato una rank up tempo fa giusto per lui. Quindi. Sì, vabbè, però cavolo, la terreno Numeron ti tirava. Ho capito, ma ora Numeron che cosa fa senza S0? OTK, basta, fa cacare. Cioè, poro S0, dai, oh. Ma poro S0 il cazzo, devo pure uscire i supporti di Zexal. Oh, penso che l'unico mazzo del come cavolo si chiama, dell'anime che funziona fondamentalmente. Blue Eyes funziona, oh, che cazzo vuoi dire? Fotonico funziona, che cazzo vuoi dire? Sì, sì. Mago Nero funziona. Sì, tua madre funziona, dai. Anche. Dai, vediamo cosa c'è d'altro. Comunque un po' deluso per adesso, eh. Vabbè, Calamities. Penso che era abbastanza scontato. Bello, eh. Andrà pure in copertina fluffal. Questo poveraccio. Povero il mio Fluffal, sì, è morto, non è vero. Ragazzi, allora, chi dice che Fluffal muore per colpa di Calamity a zero non sa giocare quel mazzo. Allora, bene? Guarda, adesso chiamerò un amico che gioca Fluffal e gli dico in diretta che Fluffal è morto. Posso insultarlo se ti dice hai ragione? Che testa di cazzo, non risponde. Ha avuto un infarto per colpa di Calamity. Probabilmente. Andiamo avanti, dai. Poi, tra le limitate, vabbè, Ben 10 è la seconda carta che mi avevano spoilerato insieme a Calamity. Vabbè, penso che se l'aspettavano. Sostanzialmente, cioè, sti cazzi. Sì, se l'aspettavano un po' tutti, Ben 10. Diciamo che i giocatori di Drytron speravano che non venisse toccata, invece se la sono presa nel culo. In culo ve la dovete prendere! Ma più che altro, perché il mazzo era uscito a dicembre, diciamo, forse mi aspettavo un'altra banned sopravvivesse. Ma andassero a cagare.
Loro che chiedono. Sono gli stessi che chiedevano Dragon Blocco bannato 2 mesi dopo che è uscito Adamantia. Andassero a cagare. Poi, allora, combattente, drago spada da istruzione. È quello che mi dicevi prima. È il Buster Blader che si equipaggiava di Union Carrier, quindi tanto, sti cazzi. Ormai Union Carrier non c'è più. Comunque, anche... fun fact, questa carta a 3 rende di nuovo giocabile tranquillamente il mazzo di... Di sto cazzo, dai. Che mazzo vuoi giocare? No, di... Il suo mazzo. Il combattente delle lame, cazzo. Combattente delle lame. Combattente delle lame. Era meta, era meta. Sì. Era meta. Era un rogue. Era meta. Era davvero. Prendiamolo per vero. È vero, è vero. Era rogue come mazzo. Adesso torna. Pure Max C a 3 torna, eh. Adesso scorro Max C. No. Spoiler, non c'è Max C. Ovviamente. Firewall da proibita, questo cambiamento sarà effettivo dal 14 aprile. Questa cosa è da... da incorniciare. Facciamo una statua, cioè, un grande loro firewall. Loro hanno detto, sti cazzi, noi vogliamo aggiornare il card database con l'errata di firewall, quindi non rendiamo utilizzabile fino al 14 aprile, data nella quale esce Ghost from the Past, dove aggiorneremo il card database con tutte le carte, quindi anche firewall. E... va bene, cazzo, scontato. C'hanno la stessa voglia di lavorare quelli della Konami, di medico, di studiare matematica. Ma te lavori, ma che cazzo stai a dire, dai? No, ma comunque dai, comunque l'artwork questo qui è molto più figo dell'alternativo. No, sti cazzi, il firewall principale classico è troppo bello. Oh, comunque, adesso l'effetto che c'è adesso penso che... è una merda. Che ci fai? Dopo giocare Cyber spuro. Lo usi per i filtrini? No. Ci fai? Mi dissocio. Che fai? Filtrini delle sigarette. Mi dissocio. Konami, le tue carte non vengono utilizzate per fare queste cose sconce. Solo per mettere davanti alla foto del Ma cazzo, giulo, ma oh, adesso barriera di ghiaccio T1, eh. Ma hai saltato un certo Bardish. Aspetta, mi sono perso qualcosa. Ti sei saltato il secondo link. Ah, ok, il... il pick-up. Sì. Che, vabbè, sti cazzi, si giocava uno anche quando era 3, quindi... Questo dov'è che si giocava, che non giocava all'epoca? In pick-up, abbia pick-up, Orcus, un po' di mazzi strani, che sono oscurità. Vabbè. Ti fa fare... praticamente è l'equivalente di avere un mostro... che ti fa settare 2 catene demoniache. Ah, ok. Ti setta le trappole, fondamentalmente. Sì, ti setta il Fogblade, che sì, sono sì. 2 catene demoniache, praticamente. No, ma quelle l'ho viste. Duloren, invece... Duloren... è troppo forte. Poi vediamo. Il Drago Slayer, il Synchro. Ignister Prominence. Questo è un bel buff, secondo me, a Pendulum, eh. Sì. La carta non è male. No, vabbè, tanto Pendulum chi lo gioca nel 2021? Nessuno. Adesso sai che avrai un botto di odio qua sotto. Allora, ne volete dire che c'è qualcuno nel meta che sta giocando Pendulum? No. No. Io non dico che i Pendulum fanno schifo. Io dico che i Pendulum momentaneamente non sono utilizzabili. No, tu aspetta. Tu hai detto chi è che gioca Pendulum. E adesso il tizio che gioca Pendulum al parchetto ti dirà io gioco Pendulum, mi ha offeso. Adesso lo condividi in un gruppo dove giocano tutti i Pendulum e quindi la shitstorm sì. È enorme. Andrea Marchese, voglio il tuo commento qua sotto da triggerato. Poi vediamo. L'alzarango magico che era stato bandito. Eh sì, l'alzarango magico che ti faceva calare S0, ma S0 non c'è più. Però, quindi chi se ne fotte? Sì, tanto dopo che hai tolto S0, cioè tutta sta roba che ci fai più in cazzo. Oddio, cioè, non so se c'è qualche altro mostro Xyz numero strano che si può fare con questo. Mm-hmm. Tra l'altro si deve usare su un mostro Xyz di rango 5 o superiore. E per finire il ritorno del vero re. Porca miseria. True Draco sta tornando. No, sti cazzi, più forte che mai. Ma veramente pensano che sta carta possa essere buona per True Draco? Finché rimane limitato Dino Might va benissimo così. Ma cavolo, c'erano un sacco di robe che ripotevano da Pendulum e non gli hanno dato niente. Tipo Electromite, eh? Più che altro, tanto, vuoi far uscire i supporti Pendulum la prossima espansione o quella dopo? Dagli qualcosa. O vorranno aspettare la prossima Banned? Allora, la prossima Banned sarà non prima del 1° luglio. Non so, quando escono i supporti Pendulum? Allora, il mazzo Pendulum
dovrebbe uscire per aprile. I supporti Pendulum non escono. No, ho detto supporti Pendulum per dire altre carte Pendulum, fondamentalmente. Non escono, cioè sono appena usciti i Metalfusi con Blazing Vortex, quindi... No, io dico i Pendulum nuovi che escono ad aprile. Ah, ad aprile, i Doremichord. Allora, mi sa che la Konami non frega niente, ho detto vabbè, ormai è meccanica morta. No, ma secondo me Konami ha fatto 2+2 e ha detto vabbè, sto mazzo è una merda, quindi di conseguenza aspettiamo da Calamities, sì, Electrovite. Diamolo quando iniziamo a tirare fuori qualcosa di veramente ciotto, che okay? A un certo punto vedremo che torna tutto e poi Pendulum T0 del meta assoluto torna Pepe 2.0. Io mi aspettavo sinceramente Skullcrobat almeno a 1. L'unica cosa che eviterei di dare a Pendulum è Stregone Astrografo. Astrocast Sorcerer non lo ridarei mai. Cioè il Pendulum? Sì, Astrocast Sorcerer che era capace di fargli fare FTK, T0. Sì, ho capito qual è. Però, cioè, secondo me Skullcrobat si può tranquillamente dare a 1. Cioè, Pepe non torna con Skullcrobat a 1. Tornerebbe con Plushfire. Scimmia tastiera. Tu cosa avresti voluto? Oltre Senti, vabbè, io, le solite cose. Io... da un botto di tempo sto chiedendo cambiare idea a uno. Cioè, Dai, è bella, cambiare idea sì. Ma perché? Allora, cambiare idea targhetta e ti dà delle limitazioni. Snatch Steel è una equip e non ti dà praticamente limitazioni. Neanche cambiare idea. Cambiare idea ti diceva che non potevi tributare, tipo. Vabbè, sai quante cose ci puoi fare, cioè, oltre che tributare. Ho capito, però cambiare idea è troppo bello. Cioè, almeno Snatch Steel può... cioè, posso spaccarla. Ah no, scegli come bersagli un mosso contro il tuo avversario e prendi il controllo fino alla end phase. Cazzo! Allora, cioè, cambiare idea... Snatch Steel non è fino alla end phase! Tanto penso che in un Meta Link, se prendi il controllo di un mosso avversario, penso che per la fine del turno quel mosso sia trasformato in un Link. Così, sì, assolutamente. Però voglio dire, avevamo Mind Control a 3, quindi sti cazzi. Cioè, tu che cosa volevi? Io sentiamo. Oltre questa, Max C di questa, merda. Guarda, a me sarebbe piaciuto. Vabbè, i draghi a 1. Ah, sì, vabbè. Blaster, Redox non so, Tidal. No, sì, Tidal, perché Tempest è sbandito. Sì. Tidal non lo so, però, perché fa Foolish. Lo so, però, sai, fino a che prima di essere bandito si utilizzava il Mermail, basta. Tu dici, tutti a uno sti cazzi, vediamo che cazzo succede. Sì, almeno torna Lightstorm Ruler e posso giocarlo tipo con 10 meta di ritardo. ci sta. No, i Ruler effettivamente ci servivano. Cosa manca? Mistosaur. Poi cos'altro? C'è un sacco di roba in Banned che mi sono perso nel corso degli anni, che non so assolutamente per quale oscuro motivo ci siano. Vabbè, ma non siamo qua per dichiarare le mie fallimentari doti da giocatore. Seriamente, ma Hero Leaves perché sta ancora uno? Ah. Cioè, povero Hero, ma cazzo, dategliela a 3 sta carta. Portale dei 6... Portale dei 6, me l'hanno pure chiesta. Il tipo che avevo chiamato voleva portare dei 6. Portare dei 6, sbannarla sarebbe un po' sbagliato. Aspetta. Ha detto che era in doccia. Sì, adesso lo richiamo. Okay. Aero Lips non vedo per quale motivo debba stare ancora uno. Ma la Konami da ogni tanto di qualcosa si dimentica, non gliene frega niente. Rimane lì poi più avanti, ci penseremo. Francè, allora, Calamities è stato bandito. Fluffar è morto. Deciso. E il portale dei 6 non ce l'hai a 3, tranquillo. Bene, così. Altro? No, niente, era solo per distruggerti l'umore. Comunque io avevo chiesto una cosa con Ami, le giga a 3. Tanto perché non è ancora 3 le giga. Nello stesso motivo per cui Max C è bandito. Ma vaffanculo, tu vuoi Max C? Max C ti fa pescare le giga, al massimo se ne hai 3, lo giochi 3 volte e te le negano tutte e 3. No? Sai cosa me dovevano ridare? Card of the Mind, no. Sì, Card of Demise, quella che peschi 3. Se io avessi avuto 3 Card of Demise, al torneo potevo fare un result migliore. Nel senso che questo già è un video che prevede il futuro. E quindi sa che a un certo punto briccherò perché non c'ho la Card of Demise. Ah, ok, tu dici. Se no, anche il numero 16 mi sarebbe piaciuto avere. No! Io l'ho giocato, è stato bello. Ma è stato bello, ma sto cazzo. Cioè, il numero 16 è al pari di Calamities, non puoi giocare, punto. Ma come siete troppo migliori? Tu vuoi Calamities sbandato, ma numero 16 no, fammelo capire. Sì, come anche ultima offerta. Quant'era bella? Paghi 500 per una normal addizionale. Io sogno un meta di... Gadget, certo che tu sei gadget ultima offerta e
numeri non 16. Non giocando da molto, sei abituato alla merda. No, no, col no. numero 16, Max C. Comunque, voto a questa banned. Ma per quanto me ne frega, considerando che il gioco è fermo? No, allora no. Se il gioco fosse in movimento. Il gioco fosse in movimento, sì. Cioè, fondamentalmente hanno toccato la roba da meta, punto. Io, perché mi diverto sempre un sacco a vedere le robe un po' fuori dagli schemi, tipo quelle cartine che nessuno si aspetta, però molto, molto normale. Beh, voglio dire, il Crystal Prominence nessuno te lo aspettava, eh. No, ma vabbè, alla fine dai, la banlist ci sta, hanno toccato quello che doveva essere toccato. Alla prossima banlist io a luglio pretendo Droni Calabrone a 0, Cagari a 1, Engage a 2 e ancora Verve a 2. Poi? Posso? Vuoi anche una fidanzata? Se Konami può crearmi una raglia, sì. Va bene, vedo se ho qualche amica che te può... Che sta assomiglia a Raie, o almeno ha la sua età. Questo non lo so, però posso vedere sull'aspetto se ci avviciniamo. Ok, biondina con gli occhi azzurri, se non indossa le parigine non è un problema. Perfetto, adesso mi organizzo per trovarle. Quindi ragazzi, state mesi e noi ci rivediamo settimana prossima. Ci rivediamo quando torna la macchina fotografica, con un nuovo video, promesso. Quindi a luglio. Probabilmente. Oh, ancora non sanno niente della macchinetta, eh. Neanche il preventivo. Non so quanto devo spendere, non so quando tornerà. Voglio piangere. Nemmeno il preventivo, che no. Bastardi. Sì, la Sony ci sta mettendo un sacco. Messaggio per la Sony. Me ne mandi una. Sony sponsorizzami, da Konami sei passato a Sony. Ma direttamente, eh. Che stonsco ho fatto, eh. Adesso domani... Sony, mi mandi una PlayStation 5, grazie. Ma non ci faccio niente, preferisco la macchina fotografica a sto punto. Niente, vabbè, basta. Che cazzo stavo a fare qua? Ciao ragazzi.